Camera, che ci permesse di proiettare in anteprima il film qui a Torino Film Festival, è Seven Sisters. Perché Seven Sisters? Perché questo film, che è un thriller di fantascienza distopico, racconta la storia di un futuro non molto lontano da noi, nel quale la sovrappopolazione del pianeta ha portato a una rigidissima politica del figlio unico. Quindi ogni famiglia può avere soltanto un figlio. A trasgredire a questa regola c'è una donna che muore dando di parto, partorendo sette gemelle. È l'inizio del film, non vi sto spoilerando nulla. Sette gemelle che usciranno nel mondo una alla volta, una ogni giorno della settimana. Il film è diretto da un giovane talento norvegese che si è fatto conoscere al mondo con un horror con zombie nazisti che si intitolava Dead Snow e ha prodotto Hollywood con Hansel e Gretel, Cacciatori di streghe, e si chiama Tommy Pircola. Gianetto De Rossi. C'è anche la produttrice Raffaella De Laurentiis. Supervisore degli effetti speciali Brian Jones. L'attrice protagonista, sette volte protagonista, un'attrice che non ha bisogno probabilmente di presentazioni, l'originale Lisbeth Salander, approdata a Hollywood, protagonista di Prometheus, Alien Covenant, Passion di Brian De Palma, che vedrete qui nella retrospettiva che al Festival dedichiamo al grande regista americano, Noomi Rapace. Noi siamo molto fieri di questo film, è stato un viaggio lungo e faticoso, ma anche molto divertente grazie al gruppo di persone straordinarie che sono insieme a me questa sera. È un film che tratta anche di temi molto importanti, ma abbiamo cercato di farlo intrattenendo il più possibile ed è stato veramente un viaggio straordinario, grazie anche a una grandissima attrice che interpreta appunto sette personaggi differenti. Hey Torino, it's my first time here. I'm very happy to be here with this amazing group of people. Yeah, you're about to see me being seven people. It was one of the hardest things I've ever done, but one of the most fun and intense rides. And I was lucky enough to have this amazing man with me. He was the first one to arrive at the studio and the last one to leave. And we became dear friends, so I'm very happy to be here with you today. And he's Italian, and he learned me, I got a couple of Italian words. Vaffanculo. And then one more. Strunzo. I'm happy that so many are about to see our film, and I hope you enjoyed it. Thank you. È la prima volta che vengo a Torino, sono molto felice di essere qui con
per ieri questo straordinario gruppo di persone. Ebbene sì, state per vedermi in 7 personaggi diversi. È stata l'impresa più difficile della mia carriera, un viaggio davvero molto intenso ma anche divertente. E ho avuto la fortuna di essere accompagnata e sostenuta in particolare dall'uomo che è alla mia sinistra, un uomo straordinario. Il primo a arrivare in teatro di posa e l'ultimo a uscirne la sera, che mi ha insegnato 2 parole in italiano, che avete sentito, e mi auguro che il film vi piacerà moltissimo. Voglio solo dire che stasera veramente vedrete il cinema. Grazie. Ricordiamolo dal 30 novembre in tutte le sale. Grazie mille e buona visione.